Bentrovati nella seconda parte di Ditelo a Emiliano, lo avete già visto qui seduta davanti a me l'assessore all'ambiente al Comune di Bari, Maria Maugeri, pronta a rispondere a tutte le vostre domande. Il numero è lo 080 501 9998. Abbiamo parlato di igiene, abbiamo parlato di decentramento. Di questi giorni il sopralluogo sulla radio, la famosa antenna di Radio Anysound, a che punto siamo? Sì, questa è un'altra vicenda che diciamo, ha raggiunto ormai il punto finale, spero, perché insomma, sono tanti anni che inseguiamo anche questa questione. Si tratta di un'antenna, appunto, di un'emittente radiofonica che insiste su un immobile i quali all'interno di questo condominio, diciamo, in modo particolare un condomino, ma che parla poi a nome di Di tutti tutti. quanti, in qualche modo, ha fatto questa battaglia in tutti questi anni proprio per smantellare questa antenna che è stata realizzata comunque non avendo a norma tutte le autorizzazioni previste. E quindi su questa vicenda si sono succeduti una serie di incontri tra le parti, perché noi come amministrazione chiaramente abbiamo provato a conciliare anche il diritto dell'emittente comunque a lavorare, a continuare Certo. la propria attività, eccetera. Abbiamo provato a concordare, ma di fatto poi non è stato possibile perché non c'è stata la disponibilità da nessuna delle due parti. E devo dire che però i condomini hanno le loro ragioni perché appunto hanno sulla loro testa un'antenna, fra l'altro di dimensioni notevoli, che è lì ed è lì abusivamente, sostanzialmente per questo poi esasperati hanno messo proprio il cartello in questi giorni richiamando questa antenna abusiva. Ecco, adesso siccome l'emittente ha fatto una nuova richiesta, perché il nostro regolamento prevede che le emittenti radiofoniche e televisive siano dislocate in periferia, poiché non ricevono un danno da questa dislocazione, a differenza dei gestori della telefonia. E quindi loro hanno fatto una proposta per essere dislocati, però sono disponibili ad abbattere quell'antenna e a posizionarne una più piccola, sempre sullo stesso lastrico solare, che è di proprietà del responsabile della Della radio. radio. Quindi adesso dobbiamo capire se c'è da parte dei condomini la disponibilità a far abbattere quella, siamo certi che ci sia, a far realizzare questa di piccole dimensioni. Diversamente noi chiederemo alla radio immediatamente, diciamo la settimana prossima è previsto un incontro presso il mio assessorato, di dislocare tutto e quindi di arrivare a realizzare il nuovo impianto in zona Santa Caterina, dove appunto abbiamo questo traliccio che sta in qualche modo raccogliendo tutte le antenne radiofoniche e televisive. Insomma, in questa maniera speriamo di chiudere anche questa controversia. Assessore, lei prima, durante la risposta a uno degli interventi che sono arrivati qui in studio, ha accennato ad un'ordinanza sindacale che presenterete domani Sì. mattina per la lotta agli insetti infestanti, in particolar modo le blatte. Domani mattina quindi la Sì, presentazione. domani abbiamo proprio questa conferenza stampa e, come dire, questa è una battaglia difficile quella con gli animali infestanti. In qualche modo in questi anni siamo riusciti a tenere sotto controllo, in modo particolare le zanzare, che io ricordo sempre non dobbiamo eliminare completamente perché fanno parte dell'ecosistema, ma le dobbiamo tenere sotto controllo. Rispetto al passato anche i cittadini ci hanno dato una mano con una serie di accorgimenti possibili rispetto ad alcune abitudini. E poi ormai da un punto di vista proprio dell'attività di prevenzione la nostra azienda Amio lavora molto bene da quel punto di vista. Con le blatte abbiamo bisogno necessariamente di una sinergia con l'acquedotto pugliese, perché i nostri tombini sono di competenza comunale e di competenza dell'acquedotto pugliese, quindi quando c'è bisogno di sinergia con qualcun altro diventa sempre un pochino più complicato. E dopo una serie di incontri, insomma, siamo pervenuti ad un accordo su questa ordinanza, che è un'ordinanza per i cittadini, cioè che invita i cittadini e in modo particolare gli esercizi commerciali ad utilizzare degli accorgimenti, delle attenzioni, eccetera. E
però annunceremo domani anche il calendario proprio invece degli interventi che faremo noi come AMIU e come Acquedotto Pugliese sul territorio della città. Quindi nel telegiornale delle 14.15 sentiremo ulteriori dettagli su questa ordinanza. Intanto prendiamo una telefonata, pronto? Buonasera, gentil sesso. Buonasera. Buonasera, è una domanda all'assessore. Prego. Dottoressa, buonasera, una cortesia, volevo soltanto sapere, visto che siamo in tema di mare, infatti ad ascoltare voi mi sentivo già in ferie. Già immediatamente in mare. Volevo chiedere, ma cosa è possibile quest'anno l'accesso in acqua per quanto riguarda Torre Quetta? Perché è tutto comodo, tutto bello, manca proprio l'accesso in acqua. Da arrivare dalla banchina in acqua ci sono un sacco di quei sassi, quelle grosse pietre, che anche per i bambini, per chiunque, certo. Abili o non abili, è difficile entrare. Ha ragione. Solo questo, il resto la ringrazio e buonasera. Grazie alle prese intervento. Io voglio ricordare, perché sennò sembra che noi ci siamo divertiti a far del male ai nostri cittadini, anche se io sono calabrese, in Calabria le spiagge sono tutte con le pietre e non con la sabbia, però non è stata una scelta, diciamo, di gusto estetico, è stata una scelta sadica. No, è stata una scelta dovuta dalle normative in relazione alla bonifica, quindi noi avevamo bisogno, la sabbia non era assolutamente indicata secondo gli organi di controllo e quindi anche il progetto è stato realizzato in modo tale che questo, appunto, il ripascimento che abbiamo fatto della riva dovesse essere poi coperto da sassi e di grandi dimensioni, anche nemmeno quelli piccoli sarebbero stati anche più facili da attraversare, da percorrere. Però stiamo pensando, insieme ai lavori pubblici, che sono quelli che si occupano appunto della manutenzione anche delle spiagge, a delle passerelle, insomma, in qualche modo che possano per facilitare soprattutto gli anziani e i bambini ad arrivare in acqua, perché insomma l'acqua di Torre Quetta è un'acqua ancora più buona rispetto a quella di Piano di Pomodoro. Man mano che ci si allontana verso Torre a Mare, diciamo, i nostri prelievi che facciamo continuamente durante l'anno ci danno risultati sempre migliori. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Pronto, sono Sabino da Bari, voglio parlare con la Maria Marugiri. La sta ascoltando, prego. Maria Marugiri, buonasera. Buonasera. Io voglio chiedere un favore, come mai che Piazza Mazzari, il giardino sta ancora così? Hanno detto Michele Monteleone che il giardino rischia l'hanno inaugurato. A dov'è che l'hanno inaugurato il giardino? Che il giardino sta ancora così? Che è una cosa da vergognarsi a vedere un giardino così? Da vergognarsi, c'è da poco tempo. È da vergognare. Va bene, vergogniamoci. Grazie per il suo intervento, Assessore Piazza Massari. Quindi. Io non è che voglio fare polemiche con i nostri cittadini, però noi usiamo, io sono una fissata con il linguaggio e con la lingua italiana, che è una lingua straordinaria a mio parere. Cioè, noi dobbiamo imparare anche ad utilizzare i termini che utilizziamo. Insomma, io sinceramente potrei dire come cittadino, insomma, avrei preferito un iter più veloce, insomma, come mai non è finita quest'opera, eccetera. E va bene. La vergogna è una cosa che invece, come dire, fa riferimento ad altre situazioni. Personalmente non mi vergogno, per esempio, come amministratore, perché sono contenta innanzitutto di essere arrivata all'appalto, alla gara, all'aggiudicazione dei lavori, che è sempre una cosa complicatissima, cioè chi sta fuori immagino che sembri una cosa, una passeggiata, per noi è sempre molto complicato trovare i finanziamenti, eccetera. Comunque noi siamo arrivati lì, lo voglio ricordare, l'assessore della Carra lo ha detto più volte, noi siamo fermi perché la sovrintendenza continuamente ci sottopone delle legittimissime questioni che però rallentano il lavoro del cantiere. Quello non è un cantiere straordinariamente grande e impegnativo, è un cantiere effettivamente che si potrebbe risolvere in poco tempo. Però, ripeto, se la sovrintendenza mi dice no, quella pavimentazione che tu hai scelto non è idonea, perché stiamo parlando chiaramente di giardino storico, quindi tutelato, cioè, non si può fare anche quello che si vuole chiaramente in luoghi come questi,
scelte le basole, sì, d'accordo, ci piacciono, poi le abbiamo scelte, le abbiamo messe, quando sono venute dice sì, ci piacciono queste basole, ma non vogliamo che siano messe in questa direzione in diagonale, piuttosto, adesso sto dicendo delle sciocchezze per dire quali sono i problemi, però quelli che vengono sollevati le dovete mettere in un'altra maniera, va bene, le rimettiamo in un'altra maniera. Adesso c'è ancora un ulteriore problema, io nel dettaglio non lo so spiegare perché non sono io il responsabile di quel cantiere, però so che l'assessore La Carra sta seguendo costantemente questo cantiere, che noi non vediamo l'ora, evidentemente, no? Perché sembra che poi l'amministrazione si diverta a mantenere i cantieri aperti, e quindi niente, un po' di pazienza. Quando la sovrintendenza si sarà calmata rispetto, diciamo, alle sue necessità su quella porzione di territorio, noi riusciremo a proseguire con i lavori. Non abbiamo problemi né con l'impresa, né con i soldi, né niente. Un po' di pazienza. Apriremo un nuovo format, ditelo alla sovrintendenza. Ditelo alla sovrintendenza che non sarebbe male in questa città. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buon pomeriggio. Buonasera, senta, sono Rosa, chiamo da Bari. Sì. E praticamente io abito in via Pitagora, dove c'è il mercato, no? Sì. Sì. E noi volevamo sapere, questo mercato purtroppo, quando andrà via? Perché noi la mattina praticamente non possiamo neanche dormire con le finestre aperte. E qui abbiamo comunque giardini degradati a morire e questi alberi che cascano praticamente. Stiamo parlando, signora, la chiedo scusa. Via Pitagora. No, sì. No, via Pitagora ce l'ho presente. Stiamo parlando dei giardini, delle case, gli ACP? Sì. Questione anche questa. Okay. Grazie signora, grazie per il suo intervento. Grazie. Noi siamo stati con le nostre telecamere ed effettivamente non si riesce neanche ad arrivare ai portoni, bisogna fare lo slalom tra le bancarelle. Allora, io sono stata ieri pomeriggio nella circoscrizione Iapigia perché c'era la commissione ambiente che aveva bisogno di alcune delucidazioni su un affido per un'area per i cani che stiamo provando ad immaginare in quel quartiere. E poi chiaramente quando ci vediamo facciamo il punto su tante cose, tra cui anche il mercato di via Pitagora e soprattutto la questione IACP. Mi hanno chiesto ieri in circoscrizione di riconvocare le parti. Devo dire, io lo farò, anche se anche questa non è proprio una cosa che mi, diciamo, che è direttamente collegata alle mie deleghe. È certamente collegato alle mie deleghe il fatto che ci sia del verde in quello stato di degrado, però noi lì ancora non siamo venuti a capo in tutti questi anni, abbiamo fatto già incontri con gli ACP, con il patrimonio, che è soprattutto la ripartizione competente per queste cose, e le responsabilità vengono come al solito rimpallate da una parte e dall'altra. I cittadini sembra che non abbiano mai fatto la cessione di quella porzione di giardino, di area, insomma non si può chiamare giardino, è una parola difficile per quelle aree. Non siano mai state fatte le cessioni di queste aree, quindi non sono mai arrivate né allo IACP né al comune di Bari. Di conseguenza, diciamo, la storia rimane così. Io ogni tanto chiedo cortesemente alla dottoressa Traversa, responsabile del settore giardini, di fare degli interventi quando mi accorgo c'è un problema di incolumità, c'è un problema di processionaria, e quindi vado e interveniamo, anche se noi non dobbiamo farle, perché quelle non sono aree di nostra competenza. Mi hanno chiesto ieri di riconvocare tutte le parti e siccome non dobbiamo arrenderci mai, io farò questa cosa nella settimana prossima. Assessore, parliamo un momento della dolente nota, questo rimpasto di cui si sente parlare già da un bel po' di tempo, con relativi inviti da un po' di tempo del sindaco Emiliano agli assessori a fare un passo indietro per dar posto ai giovani. Ecco, che aria si respira tra voi assessori?